Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Babbo Natale è passato dal Renzo Barbera, ha dato un'occhiata, ma ha preferito sostare verso altri lidi. Palermo-Lazio, ultima partita dell'anno, termina 2-2 con i rosanero che possono realmente dire di aver sprecato un'ottima occasione per avvicinarsi ulteriormente verso i quartieri nobili del campionato. Una partita bella e palpitante, con tante emozioni e occasioni da rete. I rosanero hanno espresso un buon calcio soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa sono leggermente calati dando libero sfogo ai biancocelesti. La svolta del match al 30° della ripresa, quando Amaurì sul 2-1 ha fallito il rigore che avrebbe consegnato ai rosa i 3 punti. Dopo qualche minuto infatti è arrivato il pareggio di Tare, lasciato inspiegabilmente solo all'altezza del dischetto di rigore. E dire che per il Palermo la gara si era messa bene quando al 35° Simplicio ha freddato Balotta con un colpo di testa micidiale che è morto in rete, 1-0. La formazione di Francesco Guidolin ha giocato bene, ha sfruttato soprattutto la fascia destra dove Zaccardo e Cavani hanno scodellato a ritmo incalzante una serie innumerevole di cross al centro dell'area laziale. All'alba della ripresa è arrivato il raddoppio rosanero. Amaurì, innescato da Miccoli, è scappato in solitudine e ha battuto Ballotta in uscita con un preciso diagonale. Sembrava finita per gli uomini di Dario Rossi, invece non è così. Firmani ha accorciato le distanze e poi, dopo il penalty fallito da Amaurì, ci ha pensato Tare a raddrizzare l'incontro per i biancocelesti. Tanto rammarico in casa rosanero, ma per Guidolin è un risultato giusto. Devo dire che noi abbiamo fatto bene, bene ha fatto la Lazio, la partita si stava incanalando per noi bene, ma forse abbiamo commesso questo errore e abbiamo pagato caramente. Direi che il risultato è giusto, la Lazio non ha rubato. Finché siamo stati proprio dentro la gara con grande concentrazione sull'applicazione, no, forse la gamba non era quella di domenica scorsa, può succedere questo. Però la partita l'avevamo messa sul binario giusto lo stesso e peccato non avere tenuto botta fino ancora qualche minuto, insomma, ancora quel pezzo di gara che mancava. Amaurì, croce e delizia, ma nel calcio ci può stare. Abbiamo buttato via 2 punti, a me dispiace tanto, però ricordiamoci che un anno fa a quest'ora piangevo per una stagione finita. Oggi mi rammarico per un gol, meglio rammaricarsi per un gol, un rigore perso che una stagione finita. Sicuramente avrò ancora la possibilità di rifarmi, perciò va bene così. Potrebbe essere stata la sua ultima partita in maglia rosanero. Federico Aiardi, in occasione dei 2 gol laziali, non ha colpe. 11-2 tiri, alla fine si sono ritrovati da soli, hanno avuto tempo di stopparla, di piazzarla. È andata così, però la vediamo con ottimismo perché abbiamo rafforzato il nostro 6° posto e l'abbiamo... Vediamo un po', andiamo avanti con fiducia. Palermo adesso in vacanza, la preparazione riprenderà il 2 gennaio per poi partire alla volta di Siviglia in ritiro per una settimana. Per tutte le altre notizie, Stadio News.it.